Allora, il calciomercato continua, finisce a fine agosto e come ho sempre detto, il mercato del Milan o quello di qualsiasi squadra non si giudica a metà giugno, ma non lo giudico neanche oggi, lo giudicherò a fine agosto. Però posso dire che non abbiamo preso Mbappé, Cristiano Ronaldo, Messi, Lewandowski, eccetera, eccetera, però il Milan si sta muovendo velocemente e, per quanto riguarda il mio parere, anche bene sul mercato. Abbiamo preso giocatori che sono giovani, funzionali al progetto che il Milan porta avanti e anche adattabili al piano di gioco di Stefano Pioli. In pratica a centrocampo Reinders andrà a sostituire Bennacer fino a metà gennaio, ma poi sicuramente sarà la coppia titolare del centrocampo rossonero, quindi Reinders e Bennacer quando rientrerà l'Algerino saranno i titolari del Milan. A destra passiamo da Messias a Chukwueze, c'è anche Pulisic che può fare l'esterno destro, però secondo me l'americano giocherà da trequartista. Quindi davanti avrai Chukwueze a destra, Pulisic trequartista, Leao a sinistra e Giroud Okafor davanti. Okafor soprattutto molto importante, così Giroud non deve giocare 50-60 partite l'anno e dal prossimo anno penso che lo svizzero sarà l'attaccante titolare del Milan, perché ovviamente Giroud, parliamo di un giocatore di 36 anni e quindi probabilmente l'anno prossimo potrebbe cambiare squadra o potrebbe rimanere anche al Milan facendo il panchinaro. È arrivato Loftus-Cheek e quindi sappiamo che al Chelsea ha avuto dei problemi, però è un ottimo giocatore. Il Milan si sta muovendo ancora, vuole Musa del Valencia e col giocatore l'accordo c'è, serve trovare quello con la società spagnola e quindi arriverà un terzino sinistro che farà il vice Theo Hernandez. Quindi il mercato del Milan non è ancora terminato, però una base di giocatori è già arrivato, calcoliamo che il campionato inizierà tra meno di 15 giorni e quindi anzi tra il 18 e il 19 di agosto, quindi serviva puntellare la squadra, quindi già mettere a disposizione di Stefano Pioli una squadra ben strutturata per iniziare bene la stagione. Quindi per quanto mi riguarda non do voto al mercato del Milan in questo momento, lo darò a fine agosto, però secondo me si sta muovendo bene e si è mosso anche velocemente per prendere giocatori e sostituire tutti i ruoli che andavano sostituiti. Ovviamente ci saranno delle partenze perché Adride, Ketteler, Rebic, Origi non fanno parte più del progetto del Milan. L'unico che forse potrebbe avere ancora una chance nella prossima stagione potrebbe essere De Ketteler, però i vari Adli, Rebic, Origi si aspettano solo delle offerte che al Milan possono andare bene per poi farli partire e quindi lasciare la squadra rossonera. Vedremo. Grazie a tutti e sempre Forza Milan.